Il 2021 è stato un anno particolare per i videogiochi, molti lo definiscono di transizione. Tante produzioni AAA sono state rimandate al 2022, le poche che si sono viste hanno faticato a lasciare il segno e i primi 12 mesi di Next Gen non sono stati in grado di far percepire il salto generazionale attraverso titoli pensati per sfruttare i nuovi hardware. Eppure per me questo rimane un grandissimo anno per il gaming, ho giocato tanto e tra le esperienze che più mi hanno coinvolto ci sono delle produzioni indie, che secondo me rischiano di passare inosservate quando in realtà andrebbero provate assolutamente. Oggi vi voglio parlare di Death's Door, un action adventure isometrico sviluppato da Acid Nerve, un team minuscolo composto da solo due persone. Death's Door è impressionante perché, pur non innovando in nessun campo, è perfetto in ogni suo aspetto. Giocando sono chiare le fonti di ispirazione da cui hanno attinto gli sviluppatori, eppure non si prova mai la spiacevole sensazione di già visto, né si viene colti da momenti di noia durante le circa 8 ore necessarie per portare a termine la storia. Ora che il titolo non è più un'esclusiva Xbox e PC, ma lo potete recuperare anche su PS5 e Switch, a un prezzo abbastanza contenuto, per me si tratta dell'acquisto perfetto per questo dicembre, altrimenti abbastanza piatto. Se questi video, un po' consigli, un po' recensioni, vi piacciono, mi raccomando fatemelo sapere entrando nell'esercito poraccio per conquistare insieme in modo non violento YouTube Italia. Basta lasciare un like e iscriversi attivando la campanella delle notifiche. Al resto penso io. Bene, iniziamo! Un giorno di lavoro come tanti per il piccolo corvo protagonista, che nella desolazione di una quotidianità ultraterrena è chiamato a raccogliere le anime degli esseri viventi che si rifiutano di morire. L'aldilà immaginato da Acid Nerve non è esattamente quello dell'iconografia classica. La casa dei mietitori è un ufficio vecchio stile, grigio e a tratti squallido, caratterizzato da una struttura labirintica, dimora di speciali porte che consentono l'accesso a varie regioni del mondo. L'incarico è all'apparenza semplice, porre fine alla vita di un'anima molto grande che si rifiuta di morire. C'è però una clausola, che è anche un incentivo a chiudere il lavoro il più rapidamente possibile. Finché il corvo non avrà portato l'anima nell'aldilà, perderà la sua immortalità. Non portare a termine una missione significa invecchiare e le cose si complicano quando il protagonista viene aggredito da un corvo ben più grande che prende l'anima che gli era stata commissionata e la incastona nella Death's Door. La porta delle porte. Per aprirla e ritirare il proprio obiettivo c'è bisogno di molta più energia, quindi altre anime di mostri giganteschi che si rifiutano di morire. Inizia così l'avventura del corvo, costretto ad avventurarsi in tre zone distinte del mondo per portare a termine il suo incarico iniziale e riguadagnare l'immortalità, un lungo imprevisto che nasconde in realtà una storia molto più complessa di quello che ci si aspetterebbe. Se un minimo avete già sentito parlare di Death's Door, probabilmente vi sarà stato venduto come una sorta di ibrido tra l'impostazione action-adventure dei The Legend of Zelda classici e il combat system di un Souls-like. Madonna, vi prego, basta! Sembra ormai che per poter vendere un gioco sia necessario per forza accostarlo in un modo o nell'altro al genere più in voga del momento, ma vi garantisco che Death's Door non ha nulla a che fare con le produzioni di From Software, ma questo non è un punto a sfavore, semplicemente ha un'identità ben definita, e anzi il combattimento è forse un elemento marginale dell'esperienza complessiva, o meglio, non è il punto di forza di Death's Door. Se siete in cerca di un'esperienza altamente punitiva, un gameplay complesso da padroneggiare, una grande varietà di approccio agli scontri, questo non è il gioco che fa per voi. Il corvo protagonista dispone di un moveset molto limitato, ci sono gli attacchi corpo a corpo, standard e quelli un po' più potenti, la schivata e la possibilità di usare delle magie che prendono il posto degli attacchi a distanza. Non c'è nessun sistema di combo, parry o barra della stamina e le fasi di combattimento sono estremamente action e frenetiche. Imparare il moveset dei nemici significa semplicemente capire come alternare in modo efficace attacchi alla schivata per allontanarsi dal range avversario. Ogni colpo andato a segno ricarica poi l'indicatore della magia a disposizione, che altrimenti si esaurisce abbastanza in fretta. Insomma, non è possibile rimanere sempre a distanza di sicurezza, e il combat system impone più che altro di avvicinarsi in continuazione all'avversario per poi riposizionarsi rapidamente per evitare di essere colpiti. Non c'è una grande varietà di nemici, e i pattern di attacco diventano tutti immediatamente riconoscibili, ma le cose si fanno decisamente interessanti quando si viene intrappolati in delle arene dove, per proseguire, è necessario eliminare tutti gli
avversari. Qui lo spazio di evasione si riduce notevolmente e il sovrapporsi delle varie tipologie di attacco dei nemici richiede una certa consapevolezza spaziale per uscirne vincitori. Distrarsi durante combattimenti in Death's Door può risultare fatale e si muore parecchio in questo gioco, ma come dicevo, si tratta di un'esperienza tutt'altro che punitiva. Morire significa soltanto ritornare al checkpoint rappresentato dall'ultima porta attraversata. Non c'è alcun tipo di penalità e anche le anime raccolte, necessarie per potenziare le proprie statistiche, rimangono nelle tasche del protagonista. Questo forse è il grande limite del combattimento in Death's Door, visto che non c'è mai una reale sensazione di progressione. Si possono investire anime nel potenziamento del piccolo corvo, così come reperire diverse armi e magie per incrementare le proprie capacità offensive, ma non c'è mai una vera e propria evoluzione negli scontri che mantengono saldo il livello di sfida dall'inizio alla fine. I boss sono un discorso a parte perché sono un po' la summa di tutto quello che di buono c'è nel gioco. Oltre ai moveset intricati e coerenti con il personaggio, sono così imponenti che amplificano il senso di inadeguatezza del protagonista, che diventa minuscolo di fronte a questi colossi. Sono pochi i boss, ma ognuno è una battaglia memorabile da affrontare, in particolare l'ultimo, che integra al suo interno delle fasi platform che ho adorato, anche se sono morto forse un po' troppo spesso. La relativa piattezza del combat system viene mitigata da un sistema di controllo fluido e reattivo che invoglia a muoversi in modo spericolato e a tentare manovre evasive all'ultimo secondo. È così piacevole muovere il corvo per le varie stanze che il continuo ricorrere alla schivata per velocizzare i propri movimenti mi ha ricordato gli action adventure degli anni 90. Ogni colpo andato a segno, ogni rotolata sono accompagnati da effetti sonori e animazioni così ben fatti che non saprei come definirli se non goduriosi. E questa per me è la ricetta magica di Death's Door, che riesce, grazie a qualche strano sortilegio, ad amalgamare in modo ineccepibile gameplay e presentazione audiovisiva. Se siete arrivati a questo punto ormai le immagini le avete viste e vi sarete resi conto da soli quanto particolare e unico sia l'art style che accompagna il gioco, che, nella sua semplicità, riesce a regalare degli scorci magnifici. Sempre con grande senso della misura vengono dosati i colori, la saturazione, ma anche i dettagli presenti a schermo. Si passa dalla desolazione quasi bicromatica del hub principale a rigogliose foreste, cime innevate e lussuose ville senza mai perdere di vista l'identità visiva che dona coerenza a tutte le ambientazioni. E tutta questa cura grafica accompagna una storia che nella sua semplicità riflette su temi universali come la morte, la solitudine e l'autodeterminazione, concedendosi però dei momenti di puro divertimento. La cover art del titolo è forse la più grande indicazione del tono generale dell'opera. Opera. Sebbene il motore grafico non restituisca appieno lo stile di un certo tipo di cartoni animati di fine anni 90, inizio anni 2000, è nel character design che quest'anima giocosa riesce fuori allo scoperto, regalando delle interazioni geniali. Se non c'è nulla di Dark Souls, di Zelda, abbiamo qualcosa? Qui effettivamente la struttura è quella classica di un action adventure con visuale isometrica ed esplorazione e senso di progressione ricordano alcuni episodi classici degli Zelda, senza mai però sfociare nel citazionismo esplicito, se non in rarissimi casi. Quello che trovo veramente affascinante di Death's Door è che il level design è a un passo dal poter essere considerato un Metroidvania, ma non apre mai veramente le porte alla complessità strutturale tipica del genere. Oltre al labirintico hub centrale, abbiamo tre aree principali collegate tra di loro da un ulteriore snodo. Ogni zona è divisa in delle sottosezioni che culminano poi in dei dungeon. Da subito è chiaro come l'avanzamento sia obbligato, ma il level design maschera egregiamente questa linearità. Già dalle prime schermate appaiono barriere ambientali non abbattibili sul momento e ci sono numerose biforcazioni che aumentano la complessità strutturale dei vari ambienti, ma il gioco non risulta mai dispersivo, tanto che non c'è una mappa di gioco. Capite quindi che, nonostante le barriere ambientali aggirabili solo attraverso equipaggiamenti specifici, non possiamo parlare di un Metroidvania puro. La cosa molto intelligente è che ogni strada alternativa in realtà sblocca delle scorciatoie che riportano al checkpoint principale. Questo significa che l'esplorazione è un po' un girare in cerchio e le vaste aree labirintiche in realtà riportano sempre al punto di partenza, creando così un senso di familiarità che aiuta a non perdere mai l'orientamento. E poi vogliamo parlare dell'uso della prospettiva e della profondità di campo? Queste sono le cose
cose che mi fanno impazzire dei Metroidvania. Vedere degli oggetti lì in bella vista che sembrano a un passo dal protagonista ma che per ora non possono essere recuperati. E poi questi improvvisi cambi di inquadratura sono estremamente soddisfacenti perché rappresentano una sorta di premio per il giocatore incuriosito dall'esplorazione. E poi dai, questa è una chiara citazione a Super Mario Sunshine. Come fate a non voler bene a questo gioco? Anche il design dei dungeon è perfetto nella sua compattezza. Sono pieni sia di sfide di combattimento che di puzzle ambientali, ma il tutto si risolve sempre all'interno di una stanza, al massimo di un paio. Non c'è mai la fatica mentale di doversi ricordare dove avevamo visto una porta ora che abbiamo trovato una chiave, né il rischio di rimanere bloccati perché non è chiaro come funzionino meccanismi visti per la prima volta. Tutto è estremamente semplice e intuitivo, ma mai banale. Potrei di nuovo parlarvi di quanto tutto funzioni egregiamente grazie alla perfetta fusione tra gameplay, reattività dei controlli e presentazione grafica, ma a questo punto è giusto chiudere parlando dell'aspetto che più colpisce, il sound design. Death's Door è una di quelle produzioni dove gran parte dell'immersività è dettata dal comparto audio. La colonna sonora è versatile e malleabile e riesce effettivamente a restituire in note l'identità di ogni scenario, così come tutti gli effetti sonori conferiscono personalità anche alla più banale delle animazioni. Non penso si possa descrivere a parole l'ottimo lavoro fatto in questo campo da Acid Nerve, se non consigliandovi di giocare a Death's Door. Qualche giorno fa mi è stato chiesto quanto un bel gioco o un capolavoro dovessero essere innovativi per essere considerati tali. La risposta è Death's Door, nel senso, è chiaro quanto il titolo non innovi nulla e come ogni singolo elemento di gameplay sia stato rubacchiato qua e là dai nomi più blasonati, ma un mix così riuscito quest'anno non penso di averlo mai visto. Death's Door è divertente, appassionante e coinvolgente dall'inizio alla fine, seppure non ci sia nulla che possa far gridare al miracolo o che faccia esclamare accidenti, questa cosa non l'avevo mai vista prima. Quindi non trovo veramente un motivo per cui secondo me non dovreste giocarlo. Io l'ho provato su PS5 e non ho bug di sorta da segnalare né problemi tecnici. Purtroppo non vi so dire della versione Switch, ma credo che in portabilità un titolo del genere sia una vera e propria goduria. Io vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto nei commenti per sapere cosa ne pensate di questo Death's Door e soprattutto se lo avete acquistato. Noi ci vediamo lunedì per un nuovo video, fate i bravi, nerdate duro e riposatevi. Io sono il Poro Death's, Michele Dor, ciao! Ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa!